Buongiorno a voi. Il senso di questa visita oggi qui in sinagoga? Guardi, il senso di questa visita chiaramente è portare la solidarietà alla comunità ebraica, romana, italiana, perché nelle scene terribili che arrivano da Israele c'è qualcosa di più di quello che si vede in un normale, già tragico scenario di guerra, no? Nella caccia casa per casa ai civili, nel rastrellamento di bambini, giovani, c'è l'odio verso un intero popolo, qualcosa di più della lotta contro lo Stato di Israele. E quindi io penso che difendere il diritto all'esistenza e alla difesa di Israele sia un modo per difendere questi giovani, questi bambini, queste donne, e credo che chiaramente bisogna intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica anche sul nostro territorio, perché il rischio di emulazione degli atti criminali che abbiamo visto da parte di Hamas potrebbe arrivare anche da noi. Quindi io sono venuta qui a dire che difenderemo questi cittadini e li difenderemo da ogni forma di antisemitismo vecchio e nuovo. Ci sono novità sulla coppia di italiani con doppio passaporto che mancherebbero all'appello? Non abbiamo ancora novità, stiamo seguendo da vicino chiaramente il nostro Ministero degli Esteri, i nostri diplomatici, la nostra intelligence, sono tutti allertati per loro e per insomma, i diversi cittadini, doppi cittadini che attualmente si trovano in Israele. Insomma, ovviamente intendiamo dare massima copertura, massimo sostegno a ogni nostro cittadino.